radiofonica.com. Ciao da Radiofonica, oggi siamo con Dente che sarà in concerto questa sera all'Auditorium Vannucci. Allora, il 2009 è stato un anno fortunato, diciamo, per Dente. Io ho visto, diciamo, il tuo concerto all'Urban e le ragazzine erano scalmanatissime, tutti gli urletti facevano. E io ero una di queste, ovviamente, sì. E quanto sei cambiato, diciamo, in questo 2009 e pensi di essere arrivato da qualche parte? Vuoi ancora fare qualcos'altro? Insomma, come ti vedi oggi? Beh, lo prendo in mano io? Sì. Cambiato o non sono cambiato? Nel senso, cos'è? Cambiato da quando? Da prima? No. È arrivato neanche, credo di no, insomma, non è che uno arriva. Cioè, uno sta, più che altro, no? Cioè, io adesso sto qui, però non è che sono arrivato in un posto dove volevo arrivare. Sto dove sono. E con l'altra domanda ce n'era un'altra, tipo che parlava gli ragazzi fanno gli urletti, vabbè, insomma, ognuno si esprime come si esprime. Ma attrezzi? Ti piace, diciamo, questo? Beh, no, se dico che mi dispiace dico una bugia, però sì, insomma, non è che uno viva per quello, ecco, e sono cose piacevoli, insomma, quando la gente comunque esprime volerti bene anche a modo suo, è sempre bello. E invece cosa fai, cosa vuoi fare? Questa è una domanda più complicata, perché comunque, come si dice, tratta di futuro, no? E come tu ben sai, mi insegni da anni, il futuro non si sa cosa succede, quindi in realtà non lo so, cioè so cosa vorrei fare, però non è che ho delle certezze, ecco. Sai che ti chiederò cosa vorresti fare? Sì, vuoi chiedermelo subito? Sì, subito. Non lo so. Va bene, okay. Andiamo avanti. Allora, le tue sono canzoni molto melodiche, molto intime, chitarra, voce, dai molta importanza al testo. Io ho visto che ti hanno avvicinato a Battisti. Secondo me non è molto esaustiva come definizione, non ci piacciono le definizioni, però diciamo, se ci vuoi dire chi è che ti ha ispirato, chi... Se non ti piacciono le definizioni mi chiedi di dartene una, cioè, no, non mi ha ispirato nessuno in realtà, non è che non ho avuto ispirazione da un genere o da un artista, ho avuto ispirazione dalla mia vita e dalle persone che mi hanno circondato, insomma, e ho semplicemente mi sono sfogato un po' con la musica, no? Cioè, quando ho fatto, ho scritto queste canzoni perché avevo bisogno di scriverle, perché avevo bisogno di buttarle da qualche parte, di buttare da qualche parte queste cose che volevo dire, no? E quindi non l'ho fatto con una velleità artistica né di forma né estetica, l'ho sempre fatto lo scrivere canzoni per necessità. Dopodiché con l'andare del tempo e con l'andare delle possibilità, del riscontro della gente a cui non pensavo, ho cominciato anche a dargli, insomma, una forma estetica migliore, più gradevole forse. E non però semplicemente per le possibilità, insomma, per il divertimento di costruire una canzone fino in fondo, no? Quindi di poterla arrangiare, di poterla registrare, di poter fare tutto quello che si può fare con una canzone dopo averla scritta, ecco. Allora, il tuo album che è uscito il giorno di San Valentino, il 14 febbraio del 2009, si intitola L'amore non è bello. Parli molto di amore, sempre questo rapporto tra lui e lei che ritorna. Che cosa ti ha fatto l'amore? Che ne parli così tanto, sia in bene che in male, soprattutto in male? No, soprattutto in male no, è ovvio che uno quando sta male scrive di più, quando sta bene, quindi cosa scrive a fare? Cioè, sta bene va a fare un giro in campagna, e quindi quando sta bene non scrive, insomma. A volte sì, a volte no, però sicuramente la condizione, almeno per me, che mi fa scrivere di più è quella un po' dello stare male, no?
cosa mi ha fatto? Non mi ha fatto niente, mi ha fatto quello che fa lui, cioè fa il suo mestiere molto bene, e quindi appunto ti fa stare bene quanto ti fa stare male. Basta, mi ha fatto questo, io poi quello che scrivo io tendenzialmente è sempre un po' su quello sfondo lì, perché è quello che evidentemente è quel sentimento che mi fa muovere di più, che mi fa muovere di più dentro, che mi fa poi buttare fuori le cose. Non riuscirei a scrivere di politica o di altre cose, perché non mi muove molto meno, insomma, mi muove, ma forse mi muove altre corde, altre cose, insomma. Allora, sempre ritornando al tuo rapporto voce-chitarra, chi ascolta il tuo album appunto ritrova questa atmosfera molto intima, poi sul palco però ti scateni molto, io ho visto appunto l'ultimo concerto e lo sai gestire bene un palco davanti a tanta gente. Qual è la tua, sicuramente sono entrambe importanti, ma dove ti senti meglio come cantautore? Ma non c'è un posto dove mi sento meglio, mi piace molto la situazione live, perché appunto posso tirare fuori magari una parte che sul disco non avrebbe senso, no? Quindi che non ci può stare. E quindi comunque è tutta un'altra dimensione. Quanto mi piace molto anche la dimensione di registrazione, ad esempio. Quindi anche di farmi provini, di registrarmi le cose in casa. E mentre compongo tutto quanto, sono due, e anche lo studio di registrazione, proprio la registrazione vera e propria è molto molto bella, il missaggio e tutto quanto, quello che si fa per fare un disco, no? Sono due cose completamente diverse che però mi piacciono entrambi, insomma. Scatenato un po' esagerato forse, però Rispetto all'album. rispetto al disco sì, ma sul disco comunque è molto difficile se non fai, cioè se non sei Rolling Stone, è difficile fare un disco con tanta botta. E poi insomma le canzoni son fatte così, sono abbastanza quiete, tranquille. E poi dal vivo logicamente uno magari si diverte anche un po' di più e fa divertire un po' anche di più la gente, quindi comunque suonare con una band è sicuramente molto, molto bello. E ti dà tanta energia e quindi la sfruttiamo, insomma. Ah, guarda, ti faccio l'ultima domanda che è più una curiosità personale che altro. La canzone che mi ha più affascinato e proprio fatto sognare è quel mazzolino. Ci racconti un attimo com'è nata questa storia, com'è? È molto semplice, è tutto lì, Tutto vero? è tutto scritto lì. È la storia che ho scritto il giorno dopo. Il giorno dopo che mi hanno ritirato la patente per guida in stato pietoso. E quindi insomma c'è questa storia che è raccontata in quella canzone, che è successa come tutte le storie che racconto, insomma. Il mazzolino esiste veramente lui? Mazzolino esiste veramente, sì, non si chiama proprio così, però esiste, sì. Va bene, ti vuoi fare un saluto a Radiofonica e poi ti lasciamo andare. Ciao, ciao, io sono Dente e tu no.